Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. Io parlavo di eredità, no? Ecco, l'eredità che Basaglia ci ha lasciato, l'eredità che noi possiamo passare ai giovani che vengono ai servizi. Che eredità gli diamo? Ecco, io penso che un grande problema sia di come si parla, cioè di usare un linguaggio che sia sufficientemente vicino alla realtà. Io penso che quello che mi pongo sempre questo problema è dico, ma come si può parlare di psicanalisi ai non, io parlo come psicanalista, ma voglio monopolizzare questo punto con la psicanalisi, ma è un esempio che vale anche per altri approcci. Come si può parlare di psicanalisi ai non psicanalisti? Usare un linguaggio che sia vicino al vissuto, alla rabbia, alla delusione, alla solitudine. Ecco, io sono d'accordissimo che purtroppo c'è una certa responsabilità, non di tutti, ma insomma di alcuni psicanalisti che hanno pensato che la psicanalisi potesse fiorire solo nel segreto delle loro stanze e non in giro. In questo io penso che Racamier, il grande Racamier che scriveva appunto La psicanalista senza divano, Psicanalista senza divano, un libro antichissimo ormai, ma secondo me di grande attualità. Cioè è importante che lo psicanalista senta che può parlare di psicanalisi con gli infermieri, con gli assistenti sociali, con i medici non psicanalisti, cioè che in qualche modo sia importante cogliere il nucleo del discorso psicanalista, non tanto la dottrina psicanalitica, ma la sostanza. Ecco, in questo di nuovo Basaglia forse ci potrebbe guidare, no? È necessario forse il problema di come parlare a chi entra nei servizi adesso della psichiatria. Quindi io condivido la sua diagnosi sulla generazione, ma lo porrei sulla trasmissione della generazione, ma lo porrei come un problema di linguaggio. Che linguaggio si deve usare? È possibile parlare di un argomento tecnico usando un linguaggio il più possibile vicino al vissuto, alla quotidianità? Ecco, questo è il grande tema. Pare che ora non voglio fare una citazione, ma Wittgenstein, se non sbaglio, diceva gli unici linguaggi che veramente hanno il potere di essere ascoltati sono quelli vicini alla quotidianità, anche se si parla di cose difficilissime. Ma a me sembra un punto molto importante. Cerchiamo il linguaggio giusto per parlare di queste cose. Non usiamo un linguaggio che allontani, ma un linguaggio che copra, ma un linguaggio che faccia emergere, no? E questo mi sembra un punto molto importante. We can return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle game.